Alessandro Zannella, una prestazione ottima del Real Terracina, però non è bastato. Niente, ci tenevamo a fare bella figura perché loro sono sempre la prima della classe, ce l'abbiamo messa tutta, ce la volevamo giocare armi pari, però purtroppo c'è stato l'episodio di Giorgio che ci ha penalizzato verso il finale, però nonostante tutto sono orgoglioso dei miei compagni e siamo uniti, manca tutto il girone di ritorno e ci proveremo fino alla fine per arrivare in alto, sulle prime posizioni. Hai sottolineato l'espulsione di Di Giorgio che sicuramente ha penalizzato il Real Terracina, però in quel momento, proprio perdendo la punta di diamante, si è visto un grande Real Terracina e tu sei salito anche sugli scudi con ottime geometrie. È una partita comunque intensa e ben giocata. Sì, lui diciamo è il nostro punto di riferimento, poi l'abbiamo perso e ci abbiamo messo anima e cuore, diciamo noi siamo il polmone e lui è quello che ci porta avanti, però nonostante tutto faccio i complimenti all'Aprilia che ci ha stata una bellissima partita e gli auguro buona fortuna per il proseguo del campionato. Quindi nessun getto di armi, ma grossa grinta anche per migliorare per il futuro. Soprattutto grossa grinta, testa alta fino alla fine. Adesso vediamo, non vedo l'ora di affrontare Podgora e altre squadre che sicuramente sono al loro livello. Quindi noi ce la metteremo tutta fino alla fine. Grazie Alessandro, in bocca al lupo. Grazie a voi.